far capire alle nuove generazioni l'importanza della risorsa idrica. La SACA ha inteso celebrare in questo modo a Sulmona la Giornata Mondiale dell'Acqua con un'iniziativa rivolta alle scuole cittadine svoltasi nell'Abbazia Celestiniana. Hanno partecipato oltre 150 bambini in rappresentanza di una ventina di classi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che hanno esposto elaborati disegni, foto e racconti sulla storia dell'acqua ed il suo uso. L'amministratore unico della SACA, Luigi Di Loreto, ritiene fondamentale questa campagna di sensibilizzazione in relazione all'avvertimento lanciato dalla FAO durante il sesto Forum Mondiale dell'Acqua, che ha sottolineato come nel 2050 avremo il rischio che il due terzi della popolazione mondiale non abbia la risorsa idrica necessaria per dissetarsi e quindi non vi sia anche la risorsa idrica necessaria per produrre il cibo per sfamare la popolazione che avremo nel 2050. Questo è un appello che come italiani, soprattutto come abruzzesi, ossia come popolazione che vive in un luogo dotato della risorsa idrica, non possiamo non accogliere, perché la risorsa idrica va tutelata, la risorsa idrica va difesa, la risorsa idrica va valorizzata, soprattutto per chi non ce l'ha, soprattutto per chi oggi muore per la scarsità e per l'assenza della stessa. All'evento sono intervenuti il direttore dell'ente regionale per il servizio idrico integrato Corrado Rossi ed il sindaco Anna Maria Casini. L'acqua che abbiamo oggi è l'acqua che da milioni di anni sta sul pianeta, è sempre la stessa, quindi è un'acqua che dobbiamo aver cura di utilizzare al meglio, di razionalizzare al meglio e di rimettere la natura nel miglior modo possibile. L'età migliore per iniziare a conoscere, per rispettare la natura è proprio l'età giovanile, i bambini sono il nostro futuro ed è proprio in questa fase che i bambini devono essere sensibilizzati all'uso responsabile dell'acqua e di tutte le risorse naturali. Sulmona e la Valle Peligna è una zona ricchissima di acque, come cantò anche Ovidio 2000 anni fa, e i bambini devono essere orgogliosi e consapevoli di questa loro ricchezza. Il risparmio dell'acqua per la tutela dell'ambiente. In tale ottica, annunciato Di Loreto, verrà firmata a breve una convenzione con il gruppo scout di Sulmona per il monitoraggio dei fiumi. Il rispetto degli obiettivi della tutela ambientale viene portato avanti insieme alla SACA dal Parco Nazionale della Maiella. Noi collaboriamo con loro nella fitodepurazione, cioè la depurazione che avviene attraverso l'utilizzazione di elementi vegetali. Lo stiamo sperimentando a Pesco Costanzo e speriamo di poter fare ancora molte altre esperienze per unire le forze che entrambi abbiamo. L'occasione è stata utile per conoscere le acque del territorio attraverso un gioco promosso dal gruppo Pingue nell'ambito del progetto Etica e solidarietà, meno spreco e più economia. C'è il sommeliere delle acque che sta facendo degustare ai bambini proprio per creare cultura di attenzione alle acque del territorio, visto che la nostra è una terra, una regione ricca di acque. Stiamo giocando con le acque di Pettorano, di Introdacqua, di Anversa e di Fonte d'Amore, e quindi dalla degustazione di questo tipo di acque alla fine ci sarà è appunto un gioco dove ognuno esprime un giudizio e viene fuori l'acqua che in questo momento piace di più. Solo se facciamo capire alle nuove generazioni che la risorsa idrica va tutelata partendo dagli atteggiamenti quotidiani, dai comportamenti quotidiani, possiamo cercare di garantire a loro stessi e a alle generazioni che verranno in seguito una vita dignitosa, perché ricordiamoci, una vita senza acqua, con acqua scarsa, è una vita poco dignitosa, anzi, siccome l'acqua è vita, senza acqua non ci sarà vita.